Benissimo, allora ero rimasto l'ultima volta quando Peter Colosimo nel libro, nel suo libro Terra senza tempo, al settimo capitolo comincia a introdurre il mito di Agarti, no? Partendo dai misteriosi cunicoli sotterranei dell'Azerbaigian e poi parlando un po' di tutti le altre grotte che si trovano in giro per l'Asia, no? E questo appunto se, gli serve da introduzione al mito di Agarti. No, c'è da notare che misteriose gallerie non le si trova solo in Asia, ma anche in molte altre parti della Terra, in Europa, dove pare che anche da noi ce ne siano parecchie, di cunicoli sotterranei e poi anche, sembra, in America centrale, meridionale. Dovunque ci sono state delle grandi civiltà, si trovano anche dei cunicoli sotterranei. Poi il perché lì resta da spiegare in vari modi, sicuramente gli archeologi troverebbero molte spiegazioni, per cui in ogni epoca si sente l'esigenza di costruire delle gallerie sotterranee, anche in Egitto per esempio, anche lì si trovano cunicoli sotterranei, pare che ci sia una grande grotta sotto la piramide di Cheope, un sistema di grotte naturali che poi sono state sfruttate artificialmente, ampliate artificialmente. Comunque ero rimasto nello specifico al mito di Maitreya, no? Che è un personaggio non del passato ma del futuro, un personaggio che deve venire. E ho detto che praticamente è il Buddha apocalittico del buddismo Mahayana, cioè del grande veicolo, che è quello appunto tibetano, no? Perché il buddismo ovviamente, come tutte le altre, come tutte le grandi religioni, ha diverse diramazioni, diverse interpretazioni. C'è il buddismo Hinayana del piccolo veicolo, che è quello, cioè, più antico, e che è per esempio quello dello Sri Lanka, cioè quello indiano, appunto, perché il buddismo è nato in India. E poi c'è quello Mahayana, che è del grande veicolo, che è rappresentato soprattutto da quello dei lama tibetani, no? E che si avvicina di più nella sua interpretazione alle grandi religioni monoteistiche, perché sembra aver ricevuto influenza appunto per esempio dal cristianesimo nestoriano, che era, come dire, una versione scismatica del cristianesimo, adesso non mi ricordo nello specifico, ma è una cosa, cioè si era separata dal cattolicesimo per una questione di, come dire, di interpretazioni sulla natura divina di Cristo, no? Perché c'erano diverse concezioni, no? Cioè che Gesù, cioè la Chiesa cattolica dice Gesù è incarnazione della seconda persona della Trinità, il Verbo però non solo aveva un corpo umano ma anche un'anima umana, no? Perché era pienamente uomo, altri invece dicevano no, non aveva un'anima umana, era solo lo spirito divino del Verbo che si era incarnato nel suo corpo di uomo, e per il resto insomma non aveva nulla di umano e via dicendo, oppure Cristo non era stato crocifisso, oppure la Trinità non esisteva, eccetera, eccetera, no? Ci sono tante divisioni. Nestorianesimo arrivò dalle parti del Tibet e sembra che abbia influenzato in qualche modo il buddismo Mahayana, tant'è vero che appunto diciamo, la chiesa buddista del Dalai Lama ha parecchie somiglianze con il Vaticano, no? Cioè, prima che arrivassero i cinesi era praticamente il Vaticano del buddismo, era proprio uno stato,
come lo stato della Chiesa, e Dalai Lama e al Papa dei buddhisti, dei Lama, questa classe sacerdotale che comandava su tutto, no? E quindi è molto simile allo stato della Chiesa. Ma poi anche sembra aver ricevuto influenza dallo zoroastrismo, dato che la Persia non era lontanissima, e un tempo lo zoroastrismo era la religione più diffusa nel mondo, no? Quindi presumibilmente ha ricevuto influenza anche dallo zoroastrismo, il quale, come ho detto, è stata la prima religione che ha cominciato a diffondere credenze apocalittiche, no? Cioè l'idea che alla fine di questo mondo sarebbe arrivato un salvatore che avrebbe cambiato il mondo e trasformato il mondo in qualcosa di migliore, no? Avrebbe dato inizio poi a un nuovo mondo dove il male non sarebbe più esistito, perché il fondamento di ogni attesa apocalittica è questa, con varie varianti che vedremo soprattutto nella playlist della storia delle religioni. Comunque, il Buddha Maitreya, secondo la leggenda, sarebbe venuto appunto da dovrà venire da Shambhala, o Shambhala, che per i buddhisti è posta a occidente, e già lì quello fa capire il fatto che appunto queste attese apocalittiche sono influenzate dalle religioni monoteistiche, perché appunto le grandi religioni monoteistiche si trovano a occidente del Tibet, cioè la Persia innanzitutto, dove appunto è cominciata a nascere le attese apocalittiche, e poi tutti gli altri paesi del Medio Oriente e dell'Europa. C'è da notare un caso interessante, cioè, spostandoci così dall'argomento dei mondi sotterranei, ma comunque restando sempre in ambito del discorso, perché la figura di Maitreya è interessante sotto tanti punti di vista, che il profeta Baha'u'llah, fondatore della religione Baha'i nel XIX secolo, no? Che appunto la Persia sembra avere la dote di essere produttrice di religioni, che appunto questa religione, che derivava soprattutto dall'Islam, però anche dal cristianesimo, dallo zoroastrismo, cioè una forma di sincretismo fra le varie religioni monoteistiche, ed era nata in Persia. Baha'u'llah, il profeta di questa religione vissuto nel XIX secolo, diceva di essere il Sausiant, il salvatore annunciato dagli zoroastriani, no? E di conseguenza anche il Maitreya dei buddhisti. Naturalmente poi anche il Cristo apocalittico e via dicendo, secondo lui, cioè lui sintetizzava tutte le attese apocalittiche e avrebbe, cioè il suo insegnamento avrebbe dato origine a un mondo nuovo, no? Poi lui sognava una federazione mondiale degli stati in cui non sarebbe più esistito nessuna discriminazione né di popolo né di religione né di razza, né di sesso, no? Cioè la parità tra uomini e donne, e via dicendo, sogni che a noi attualmente in questo momento ci appaiono utopistici, ma a suo tempo analizzerò anche questa religione, no? Che ha aspetti interessanti. Però il Buddha Maitreya non viene detto, cioè non si dice che verrà dal mondo sotterraneo, nel mito originario tibetano, perché Shambhala non era posto originariamente nel mondo sotterraneo. Sembra proprio che sia stata una rielaborazione occidentale di porla nel mondo del sottosuolo. Perché? Perché nel XIX secolo ormai quasi tutta la superficie della Terra era stata esplorata, c'erano ben poche possibilità di trovare una grande città sulla superficie. Allora, tant'è vero appunto che è stata quella l'epoca, cioè per dire,
seconda metà del 700, 800, sono cominciate a comparire le mitologie di mondi sotterranei. Perché? Perché appunto non c'era più un altrove, un oltre, sulla superficie della Terra. Non si poteva più sognare di terre lontane, perché terre lontane non ce n'erano più da esplorare, no? E quindi i regni favolosi sono stati trasposti o nell'Antartide, mettiamo, no? Che era l'ultimo continente della Terra che ancora non era stato esplorato per ovvi motivi, no? Oppure nel mondo sotterraneo. Poi, quando si è allontanata anche la possibilità di trovare mondi sotterranei, si è cominciato a guardare al cielo, cioè agli altri pianeti, no? Perché l'uomo ha sempre bisogno di un altrove, di un oltre, di qualcosa che va oltre la sua limitatezza, no? Cioè l'uomo è proiettato verso l'infinito, diciamo, cioè, intellettualmente è proiettato verso l'infinito. Quindi quando trova un limite, comincia a immaginare ciò che c'è al di là, inevitabilmente. Quindi anche le mitologie antiche si trovano ad essere trasposte in questa nuova mitologia, che è quella dei mondi sotterranei, che originariamente nel Tibet non c'era. È stato, lo dico, lo ripeto, continuerò a ripeterlo, secondo me Agarthy è una rielaborazione occidentale, anche perché appunto io nella mitologia orientale finora di mondi sotterranei ne ho trovati ben pochi, in quella tradizionale, no? E i mondi sotterranei li trovo nella mitologia occidentale, a partire dai regni dei nani, degli gnomi, delle fate, via dicendo, e poi via via altri regni favolosi, ma lì si trova tutti in Occidente o nelle Americhe. Comunque, continuiamo con la mitologia di Agarthy introdotta da Colosimo. I tibetani affermano che si tratta di cittadelle, le ultime delle quali ospiterebbero ancora i rappresentanti di un ignoto popolo sfuggite di un terribile cataclisma. Essi si servirebbero di un'energia che, sprigionandosi, emette una specie di fluorescenza verde, facendo niente meno che da surrogato al sole, favorendo la crescita dei vegetali e prolungando l'esistenza umana. Allora, qua uno dice, i tibetani, dove, cioè davvero i tibetani sono leggende su un popolo sotterraneo che si serve di un'energia verde, di un'energia che si manifesta sotto forma di luce verde, che allunga l'esistenza umana e favorisce la crescita dei vegetali come una sorta di sole artificiale? Presumibilmente no, perché questa presunta leggenda citata da Colosimo assomiglia troppo al romanzo di Bulwer Lytton, quello sul Vril, no? Ecco, cioè sulla razza sotterranea che per sfuggire a un cataclisma sulla superficie, no? Si è rifugiato nel mondo sotterraneo e sfrutta un'energia particolare, il Vril, per poter vivere come sulla superficie della Terra, no? Ecco, the Common Race, la razza 21, la razza che ci sostituì in diverse traduzioni, no? Ecco, che purtroppo non ho ancora potuto leggere, ma in pratica qua si vede che ancora una volta che la leggenda è una leggenda moderna che è stata trasposta nel Tibet, no? Cioè ci troviamo di fronte a una leggenda farlocca, no? Uno dice made in Tibet, no, made in Europe. Dunque, curioso il fatto che, è made in England, preferibilmente. Curioso il fatto che di luce verde i misteriosi uomini del sottosuolo parlino anche le leggende americane, e anche qua è tutto da verificare. In Amazzonia un esploratore precipitato in un labirinto sotterraneo ne avrebbe visto le pareti illuminate come da un sole di smeraldo. E prima di riguadagnare la foresta per non cadere preda di un ragno mostruoso enorme, avrebbe scorto ombre simili a uomini muoversi al fondo di un corridoio, no? Cioè una cosa estremamente tenebrosa. Ecco, comunque qui sono costretto a chiudere, arrivederci.